E per cui mi chiese di, per una strana amalgama, insomma, una sorta del destino, di entrare subito a far parte di questo gruppo che poi continuò ad accompagnare Piero i Cottonfields di Asti, Piero Cotto, Piero i Cottonfields. Qui siamo al Bar Italia, di fronte al Bar Italia, qua davanti addirittura. Quindicenni però. Questa era la sala prove. Qui al basso appunto con Cristina Hansen. Questo è il primo concerto che fece Modena al Circolo della Stampa con Gianfranco Anderlini all'armonica. Il Circolo della Stampa era in via Canal Grande, locale abbastanza nuovo per quei tempi. Qui eravamo su a un concerto. E questa era parte, diciamo, del primo gruppo. Ecco, vedi, è partito tutto da qua. Il Bar Italia, vedi? Ci sono tanti personaggi, purtroppo molti non, che hanno contribuito all'esecuzione di questo album, non sono qua. Qua c'è Glauco Zuppiroli. Questo era un attore, cioè aveva cominciato a fare delle parti giù a Roma. Giordano Candy, era abbastanza bello, cioè molto bello, diciamo. Però partendo da qua, questo è Fabrizio Urzino, fratello di Kamsin, che suona coi Bermuda. Ha suonato anche con Bertoli, ha suonato con me, con Jimmy James Browning, il famoso cantante anglo-americano, come si può dire? Cioè, lui praticamente faceva il militare giù a Napoli, poi ritorna più indietro. Rimase in Italia e a cantare, infatti continua ancora, era l'altra sera al concerto del 29 settembre. Qui c'è l'unica ragazza. Sì, questa era la ragazza appunto di Giordano Candy, che adesso vive in Svizzera, fa ristoratore. Poi qua c'è un altro chitarrista molto bravo, è Marco Tosatti. Questo album, tra l'altro, ci sono dei brani molto belli. Tutti originali, canzoni nostre che facemmo per quell'epoca. Abbiamo l'esploratore Mauro Malavasi dietro, che però non si vede tanto. Tutto Glauco Zuppiroli che adesso suona con Vinicio Capossela, jazzista, si dedica al jazz tra l'altro. Qui abbiamo un altro chitarrista, Silvano Ori, che anche lui fece parte. Non so se registrò qualcosa anche con i Nomadi addirittura, chitarre acustico o quant'altro. Abbiamo un fotografo, Aerio Cresta. Qui c'è Anderlini, suonava l'armonica a bocca. Poi abbiamo. Ecco, qui invece ci Qui spostiamo. conosci quasi tutti. Ah sì, perché io. Cioè, a parte che ci manca molta gente, comunque. Questa è l'ala, diciamo, più del Bar Italia, c'è Franco Tedeschi, Franco Ciccio Tedeschi. Qui c'è Claudio Santini, poi abbiamo Maurello Giberti, Rumba. E poi ci sono delle foto dove appunto loro sono presenti, ma sono in bianco e nero, sono nella parte dei provini, diciamo. Si decise che era che voleva, cioè doveva diventare la foto ufficiale del disco e per cui scelsero questo. Ma io diciamo sono. Avevo subito una forte attrazione verso questo bar, perché io mi ricordo che frequentavo un bar in via Bonaccini, non mi ricordo neanche più, insomma, dove c'erano degli amici. Pomeriggio partii da in centro verso Modena perché ero attratto dal centro, e vedi questo bar, non mi ricordo se ne avevo sentito parlare, però decisi che, insomma, cominciai a frequentare questo bar. E da lì appunto, sì, io suonavo, suonicchiavo, ma mi interessava più la compagnia. Poi, insomma, sono venuti a sapere che suonavo e abbiamo cominciato appunto a fare delle jam session insieme, fino a quando non conobbi appunto Corrado Bacchelli che mi chiese di entrare a far parte prima con la Cristina Hansen, poi Piero Cotto, poi i Nomadi. Dopo invece quando la Cristina smise oppure decise di fare l'attrice, non ricordo, andammo su a Asti ad accompagnare Piero e i Cottonfields, Piero Cotto. Chi era questo? Era un cantante abbastanza in voga allora, lo è ancora, cioè, tra l'altro canta ancora, fece anche dei dischi tra l'altro.
E, no, era un cantante classico tipo alla Chicago, un misto fra genere sentimentale, melodico, aveva una voce rauca abbastanza valida. Andammo, cominciavamo, cioè noi praticamente eravamo un'orchestra.